Sia benedetta la quarantena. Aspetta, fermati, non giudicarmi da questo titolo, perché ho deciso di raccontarti quella che secondo me è una delle lezioni più importanti che ho imparato fino ad oggi nella mia vita, grazie a questa situazione negativa che tutti ci siamo trovati ad affrontare. Facciamo un passo indietro prima di arrivare fino a qui. L'inizio della quarantena è stato per me molto difficile. In pochissimo tempo ho perso tutte quelle che erano le mie abitudini positive, le mie routine, e mi sono trovato a disperdere il mio tempo tra divano, letto, guardare la televisione, mangiare cibo spazzatura, tutte attività che di norma non facevano parte della mia, passami il termine, vita precedente. Probabilmente avevo anche un po' sottovalutato quello che poteva essere la durata di questo inconveniente, chiamiamolo così. Di conseguenza non avevo deciso di pormi con un atteggiamento attivo verso questa situazione, ma piuttosto di fare passare questo tempo cercando di ricaricare un po' le pile, o comunque di non impegnarmi in attività che potessero coinvolgermi, che potessero tenermi occupato. Dopo poco tempo questo si è rivelato un errore, anzi non mi sentivo a mio agio con me stesso. Per fortuna ho deciso di affrontare di petto la questione. Da qui in avanti le cose sono cambiate. Il mio malessere è continuato fino a quando non ho realizzato che questa condizione era destinata a durare nel tempo, quindi non potevo più permettermi di vivere in questo modo le mie giornate. Mi ricordo ancora il momento preciso, le 18 di domenica 15 marzo, e ho aperto il mio PC, un nuovo file Excel, ho messo nero su bianco quelle che avrei voluto che dal giorno dopo fossero tutte le mie nuove abitudini per affrontare questo periodo, per gestire il tempo nella miglior maniera possibile. Perché infatti una grande lezione che tutti abbiamo sicuramente appreso da questa quarantena è che il tempo è una risorsa che non torna mai indietro, è una risorsa molto democratica. Quello che fa la differenza è come noi decidiamo di gestirlo. Da questo giorno in poi posso dire di essere infinitamente grato a questa quarantena per le lezioni che mi ha insegnato, di cui ti accennavo all'inizio di questo video. Ho capito l'errore enorme di affidarsi esclusivamente a un piano A. Io infatti mi occupo di organizzazione eventi e gestione di locali da ormai una quindicina d'anni. Sono sempre stato iper focalizzato verso la mia attività. Un cigno nero come questo mi ha fatto capire come possa bastare pochissimo tempo per ritrovarsi senza nulla. Io infatti, a causa del lockdown e di tutte le cose che sicuramente saprai, non posso esercitare la mia professione, non posso fare quello che amo, che ho fatto fino ad oggi, e ancora non si sa fino a quando. La seconda lezione molto importante che ho capito è che questa quarantena ci spoglia dall'avere delle scuse. Il tempo è sempre la scusa che noi adottiamo per non portare a termine i nostri progetti secondari, per non aprire il nostro cassetto dei sogni. Beh, in questa situazione tutti avevamo a disposizione 24 ore su 24, 7 giorni su 7, il nostro tempo senza interruzioni, e questo per la vita che viviamo, che vivevamo fino a ieri, è sicuramente un privilegio. Non essere assorti nel day by day, non dover fronteggiare imprevisti lavorativi piuttosto che un altro genere di imprevisti, sicuramente è una situazione che gioca molto, ha giocato molto a mio favore. Sono infinitamente grato a questa quarantena perché mi ha permesso di adottare nuove abitudini potenzianti, mi ha permesso di scendere a patti con me stesso e capire che dovevo portare avanti anche i progetti che fino a ieri avevo lasciato nel cassetto senza una reale motivazione. Per concludere, ora non so quando stai guardando questo video, ma il messaggio che ho imparato, il messaggio più forte e che vorrei lasciare anche a te, è che quando torneremo, o se siamo già tornati, immersi nel day by day, quindi coinvolti nelle nostre vecchie routine, distratti da quello che è la vita che dobbiamo affrontare, non dobbiamo mai più dimenticarci di quanto sia importante
gestire e impegnarsi a farlo nella miglior maniera possibile il tempo che abbiamo a disposizione, in modo da non sprecarlo e da permetterci di diventare così più responsabili e di poter crescere in maniera produttiva. E tu cosa hai imparato da questa quarantena? C'è qualche messaggio che vuoi lasciarmi? Fallo nei commenti di questo video e sarò felice di leggerlo. Come vedi, questa quarantena mi ha tolto anche tutte le scuse verso questo progetto. Era infatti da un po' di tempo che ragionavo sul fatto di aprire un mio canale YouTube. Ho deciso di farlo e da qui in avanti avremo un appuntamento settimanale dove ti racconterò quelle che sono state le tecniche che mi hanno permesso di crescere sia dal punto di vista della mia crescita personale sia in ambito formativo lavorativo. E se questo ti può interessare e se questo video ti è piaciuto, condividilo con i tuoi amici, lascia un like, un commento, insomma fai un'azione che può essere utile. Qualsiasi azione di questa farai te ne sarò grato. Ciao, al prossimo video.